pochi minuti sempre allo spazio incontri. Sicurezza alimentare, che si collega ovviamente al tema dei diritti dei consumatori, cosa può provocare insomma questo accordo se dovesse passare, anche considerando il Made in Italy, insomma tutte le eccellenze agroalimentari, visto che tu sei sindacalista del settore agroalimentare, poi anche insomma nel tema della biodiversità, cioè ciò che ci contraddistingue, che contraddistingue l'Italia rispetto agli altri paesi. Beh, questo è esattamente il cuore della trattativa, che le due parti dell'oceano stanno tentando di realizzare. Provo a dirlo in parole semplici, perché Marco ha ragione e si tratta di un trattato molto complesso. Noi dobbiamo semplificare anche i termini per poter spiegare a coloro che come noi vogliono opporsi a questo trattato esattamente quali sono i rischi dello stesso. Quindi bisogna anche semplificare il linguaggio. Il linguaggio ci porta a dire che se diciamo il rappresentante degli Stati Uniti, cioè l'ambasciatore presso l'Unione Europea, che è un italo-americano, si chiama Anthony Luzzatto Gardner, dice che non si fa il TTIP se dentro il TTIP non c'è l'agroalimentare, è evidente che intorno al tema dell'agroalimentare ruota una gran parte degli interessi delle multinazionali, sia statunitensi ma anche europee, perché quest'idea che solo c'è una responsabilità solo delle multinazionali statunitensi è una verità, ma c'è anche una responsabilità molto chiara delle multinazionali europee. Penso che per esempio nel nostro settore ci sono potentissime multinazionali europee che insieme a quelle statunitensi stanno facendo proprio attività di condizionamento, di lobbying, di pressione pesantissima sul potere, soprattutto statunitense, ma in particolare europeo. Allora andiamo al cuore del problema. Se vuoi mettere sul mercato europeo alcune merci, alcuni prodotti statunitensi, devi far saltare il meglio della normativa europea in materia di tutela del cittadino e del consumatore. Vuol dire che se tu vuoi mettere sugli scaffali dei supermercati europei carne clonata, carne alimentata con ormoni, carne alimentata con vitamine della crescita, polli lavati con l'acido clorico, tutti elementi che in Europa sono vietati, allora se tu vuoi fare questo devi far saltare la normativa europea. Ed è questo l'obiettivo dei negoziatori americani, far saltare il meglio delle direttive europee che tutelano la salute del cittadino. Noi abbiamo fatto uno studio approfondito, se vuoi te lo mettiamo anche a disposizione. Abbiamo approfondito il fatto che per permettere questo devi far saltare ben 7 direttive europee che tutelano il cittadino. Non ultima quella che riguarda la certificazione, che garantisce il percorso in particolare dell'alimentazione delle carni bovine. Sì, perché diciamolo, la quarta voce commerciale degli Stati Uniti è le carni bovine e le carni anche avicole. Quindi c'è una potentissima lobby statunitense che sta lavorando per condizionare da un lato il Congresso statunitense, dall'altro il Parlamento europeo, per far saltare queste normative. Perché oggi in Europa, in Italia, non è possibile vendere carni clonate, non è possibile vendere carni alimentate con le vitamine della crescita e con gli ormoni, non è possibile vendere polli bianchi lavati, sbiancati con la clorina. E quindi se tu vuoi permettere che ci sia un accesso delle merci statunitensi in Europa, devi far saltare quelli che noi chiamiamo gli standard più avanzati al mondo in materia di tutela del cittadino. Questo è il punto. Questo, cioè, è qui che ruota il negoziato, e poi lo dirò nelle battute finali, e intorno a questo si è arenato anche il negoziato, perché è la seconda domanda che tu molto opportunamente mi poni, è quello dell'eccellenza, è quello cioè della diversità dell'esperienza italiana. Allora provo a dirlo anche qui in estrema sintesi. L'Europa ha più di tutta l'Europa, 28 nazioni, adesso 27, hanno più di 1500 prodotti DOC, DOP, IGP, cioè tutte che hanno una provenienza geografica specifica. Noi in Europa siamo leader,
Noi abbiamo 269 prodotti DOC, DOP e IGP. Non lo dico io, lo dice un decreto ministeriale del Ministero dell'Agricoltura, l'ultima pubblicazione è del 31 dicembre 2015, che dice che noi siamo l'eccellenza in Europa. È evidente che gli americani non possono accettare di introdurre 1500 prodotti europei, di cui 269 italiani. Cosa hanno fatto i negoziatori statunitensi? Durante il negoziato hanno detto agli europei: mettetevi d'accordo, trovate tra voi una sintesi e indicateci quali sono i prodotti che portate al negoziato per arrivare a un accordo sul TTIP. Bene, gli europei, l'unica volta che riescono a mettersi d'accordo, 28, all'epoca c'era ancora la Gran Bretagna, fanno una sintesi e portano al negoziato 220 prodotti, di cui 41 italiani. Quindi questo già significa, io vorrei che su questo riflettessimo insieme, questo già significa che noi abbiamo cassato 220 prodotti italiani, che noi porteremo al negoziato solo 41 prodotti. Vuol dire che noi una buona parte dell'eccellenza italiana l'abbiamo già svenduta. Svenduta, perché 220 prodotti DOP, DOC e IGP, posso fare un esempio banale, il pomodoro di San Marzano non è stato messo nel listino, tecnicamente lo hanno chiamato listino, cioè i 41 prodotti italiani sono stati chiamati il listino, e molti prodotti d'eccellenza, pomodoro di San Marzano, per esempio penso a tutta la qualità del formaggio pugliese, è stata completamente cancellata e sono stati portati al negoziato appunto 220 prodotti europei, di cui, ripeto, 41 italiani. Qual è il punto? È che gli americani hanno detto: ma voi siete pazzi se portate al negoziato 220 prodotti di cui 41 italiani, perché noi non consentiremo che questi prodotti di eccellenza possano arrivare sul mercato statunitense. Quindi arrivo al punto, arrivo alla questione centrale, gli americani hanno fatto capire, tramite sempre Anthony Luzzatto Gardiner, che è una specie di Deus ex machina che sta su tutto il negoziato, controlla tutti i negoziatori statunitensi, hanno fatto capire che, no, che loro accetteranno di negoziare con noi solamente quattro prodotti, i due prosciutti e i due parmigiani. Quindi vuol dire che anche il listino dei 41 che noi avevamo portato in questa discussione verrà cassata, e noi sostanzialmente, se il negoziato andrà avanti, ma poi diremo che noi stiamo continuando a lottare perché il negoziato non vada avanti, questo significa sostanzialmente che andranno in discussione solo quattro prodotti italiani: Reggiano, Padano, prosciutto di Parma e prosciutto del Friuli. Quindi vuol dire che noi abbiamo cassato una parte essenziale della nostra eccellenza italiana, che vi ricordo rappresenta il 20% del prodotto interno lordo del settore agricolo, e che dà da lavorare a 75.000 imprese, perché sono 75.000 le imprese che ruotano intorno a questi 269 prodotti. Quindi noi abbiamo deciso in questo negoziato di cancellare l'eccellenza italiana, e questo è uno dei nodi che ha bloccato sostanzialmente il negoziato. E il negoziato lo chiamano round, l'ultimo incontro, diciamolo in italiano perché sono d'accordo con te con la terminologia, noi abbiamo delle bellissime parole per esplicitare i termini e i concetti. L'ultimo incontro 11, 12 e 13 luglio a Bruxelles non ha partorito ancora nessun risultato, perché proprio su questo nodo dell'agricoltura e sui prodotti da scambiare i negoziatori non riescono a fare un passo in avanti. Ma attenzione, e se avrò tempo lo dirò dopo, attenzione, non abbassiamo la guardia, perché in questo momento dobbiamo prestare la massima attenzione per evitare che ci sia una forzatura sul negoziato, approfittando anche della pausa estiva.